molto spesso le differenze di genere, vere o presunte che siano, sono raccontate come un elemento di disvalore, un elemento da superare e rimuovere in virtù della parità fra i generi. Invece in qualche modo questo convegno si propone di dire che questa diversità può esistere e può essere considerata un valore aggiunto. Sì, se non un valore aggiunto, sicuramente lo sguardo di metà del mondo sul mondo stesso. Quindi credo che la differenza di approccio nella vita esista. In politica, a mio parere, non si è visto molto, ma è molto poco tempo che le donne fanno politica, e poi essere minoranza non aiuta. In genere ti difendi quando sei in minoranza, non aiuta a essere creativi. Però appunto il fatto di avere risolto e affrontato la vita per secoli in maniera diversa, di essere state escluse dallo spazio pubblico e ora esserci arrivate, insomma è nel 45 che hanno votato per la prima volta le donne in questo paese, l'altro ieri, no, rispetto alla storia. Credo sì che sia fondamentale porsi il problema se esiste uno sguardo delle donne sul mondo, non migliore o peggiore, diverso da quello degli uomini. E se è così, come io credo in parte, perché sarebbe anche più divertente il mondo, insomma più siamo diversi, forse la diversità in questo caso è il sale della vita, più secondo me possiamo pensare di portare qualcosa che finora non è stato chiaro. Qui si parlerà di cura, ad esempio le donne sono tutte laureate in cura di bambini, di anziani, della casa. Possiamo far sì che ad esempio in politica il principio della cura entri come prevenzione, appunto come cura della natura, dei palazzi, delle strade, della città? Ecco, ad esempio, le donne sicuramente è un tema che hanno non solo a cuore, ma su cui si sono sperimentate per secoli, no? Curare, tenere insieme, ad esempio, tenere insieme le relazioni, no? Ricordarsi i compleanni di tutto, ricordarsi della nonna, ricordarsi delle esigenze del bambino piccolo. I maschi sanno fare altre cose, sanno gestire il potere, sono sicuramente più spinti all'avventura e quindi sono più avventurosi a oggi di noi. Forse anche più, anzi sicuramente, senza forse, più capaci di stare nello spazio pubblico. Tutta questa lavorio di relazioni, di cura, di meno competitività che le donne hanno sperimentato per secoli, senza neanche averlo chiesto perché poi ci è stato imposto, ha sviluppato in noi delle differenze? Sì, l'assessora Viscoglioli. Spero, credo. E tutto questo, se diventerà pian piano un discorso politico, forse le donne porteranno qualcosa concretamente di diverso in politica, che ne ha tanto bisogno, perché la gente non ha più nessuna fiducia nei politici. Viviamo in una società che odia la politica, la povera democrazia non è mai stata tanto attaccata, no? La rappresentanza non piace più a nessuno. Cosa possono portare le donne in tutto questo? Un altro sguardo. Riusciranno ad avere un'altra voce, una passione che conquisti qualcuno alla bellezza della politica, che poi vuol dire stare insieme, risolvere i problemi insieme. Io credo, no? Cioè, in questo sono molto concreta, e con questo molto una donna. Cosa vuol dire curarsi di qualcuno? Cercare di risolvere i suoi problemi, sostanzialmente. Quindi, se questo è un approccio in qualche modo rintracciabile in molte donne della specie, in molte femmine della specie, magari sì, potremo anche noi modificare questa cosa un po', ahimè, morta, che è diventata la politica, a forza di sentirci dire che è brutta, no? Che la casta, che i politici, che non sanno far niente, che rubano, che sono tutti uguali, queste cose terribili, squalificanti. Non credo, ho conosciuto politici diversissimi, infami e meravigliosi, idealisti e cinici, cioè. E appunto le donne in questo saranno assolutamente uguali ai maschi, no? Infami o meravigliose, ciniche o idealiste.
non è questa la differenza. La differenza appunto è, abbiamo un approccio diverso per forza ai problemi del mondo. Il fatto di dar la vita, di generare, di partorire è sicuramente una cosa che segna, no? Le nostre esistenze, è una differenza fondamentale, fondante tra il maschile e il femminile nel mondo. Questo, che è sempre, questo sì che è sempre stato un disvalore, no? Perché in genere ti licenziano se tu partorisci. Ora riusciremo a far sì che in questo mondo in cui non nascono più bambini in Occidente, dico noi donne, che non, ne faremo finalmente un valore sociale come dice la nostra Costituzione? Ad esempio, possono le donne che fanno politica, per esempio, convincere i politici, ma anche gli elettori, che davvero la maternità è un valore sociale, ad esempio, che riprodurre la specie è un valore sociale?